Non si può parlare di vaccinazione anti-Covid nei bambini se non si parla in generale dei successi delle vaccinazioni negli ultimi 100 anni. Solo un esempio, il rischio di reazioni gravi avverse post-vaccino antimorbillo, il rapporto è di un caso su 1 milione di somministrazioni, mentre se si contrae il morbillo, un caso su 1000 è degenerato in un'encefalite. Parte da questo assunto il professor Carlo Giaquinto, direttore dell'unità di malattie infettive pediatriche. Le vaccinazioni in genere sono state e saranno un passo avanti straordinario per poter proteggere le persone, la popolazione di tutto il mondo. La storia ci insegna come le bambini sono l'età migliore in cui vaccinare. Perché i bambini hanno una buona risposta immunitaria, un'ottima risposta immunitaria che può essere duratura nel tempo e anche perché poi tollerano i vaccini particolarmente bene. Venendo al vaccino anti-Covid, sono in corso approfonditi studi per mettere a punto un vaccino adatto ai più piccoli da 0 a 12 anni. È chiaro che poi la registrazione è legata ai risultati degli studi in corso, però diciamo per quanto riguarda gli studi che sono in questo momento più avanzati sono il vaccino della Pfizer e quello Moderna. A quanto si sa dovrebbero per fine anno appunto ottenere la registrazione al di sotto, richiedere la registrazione più corretto, al di sotto dei 12 anni di età. Obiettivo degli esperti oggi è chiarire e smentire con l'ausilio dei dati le bufale sulla pericolosità del vaccino in sé e sulla sua efficacia. Secondo gli scettici che riempiono le piazze, sarebbero i vaccini a dare spazio alle mutazioni del virus. Ma non sono i vaccini la spiegazione a selezionare le varianti, ma il nostro sistema immunitario. I vaccini, al contrario, diminuiscono le probabilità di avere nuove varianti, riducendo così il numero di persone infette. Meno contagio dunque, meno virus, meno mutazioni, meno varianti. È importante ora, per tornare alla normalità, sottolineano gli esperti, non avere dubbi e vaccinare la fascia over 12 in attesa che sia messo a punto un vaccino per la fascia 0-12, che comunque verrebbe somministrato con il coinvolgimento di tutti i medici pediatri. Intanto l'azienda ospedaliera ricorda che nei punti vaccinali, ove si procede alle vaccinazioni per i più giovani, è presente una unità pediatrica pronta ad intervenire in caso di reazioni avverse. Al momento nessuna in Veneto, sottolineano, solo reazioni emotive che hanno alle volte provocato un effetto domino. In Veneto al momento dunque nessun caso di miocardite, effetto avverso grave raro anche nel resto d'Italia.